Visto che c'era una lista molto lunga, non volevo sottrarre altro tempo, ma insomma, indipendentemente da quello che sembra, anch'io appartengo a quelli che ce n'hanno un po' di anni. E Romolo l'ho conosciuto moltissimi anni fa, proprio in relazione alle alle votazioni e quindi ai momenti di rappresentanza nei seggi. La capacità che aveva Romolo di, come già è stato detto su tanti aspetti, di organizzare, ed è secondo me questa è una delle questioni fondamentali che noi dobbiamo saper esternare, esportare. Senza avere né il dubbio né il timore di apparire retorici, perché tanti compagni, posso cominciare a dire, ne ho conosciuti tantissimi, nella realtà romana, ma anche fuori di Roma, ma parliamo di Roma perché viviamo qui, sono stati, qualcuno in termini un po' maligni diceva, capipopolo, io dico grandi dirigenti delle varie strutture che abbiamo avuto, sia territoriali che di lavoro, di fabbrica, di altro settore operativo, anche se non c'avevano le stigmate oppure non c'erano le lauree oppure venivano semplicemente da piccone e che avevano cosa veramente non più uguale, avevano la capacità di, come diceva adesso, di far sta zitti anche gli ingegneri che erano la controparte. Ecco, io credo che uomini e compagni come Romolo debbono essere rappresentati. Mi piacerebbe poter leggere, e visto che ce n'è uno che sa scrivere, uno pure Giuliano, che sanno scrivere bene, un libro che sappia rappresentare questa questione dei nostri compagni come Roma, e cioè che hanno saputo giustamente costruire, oltre che volta a volta individuare qual era la cosa più opportuna e giusta, a volte magari facendo si poteva anche sbagliare, ma guarda caso tu Romolo ce l'hai avuto sempre in prima linea, in prima persona, in avanscoperta su tutti i campi, politico, sindacale, nei movimenti, nella casa, nei GAP e nella cosa immane che a me ha sempre proprio veramente meravigliato. Vi faccio una confessione, c'è stato quasi sempre fatto rappresentante di lista perché non potevo fare diversamente essendo stato ferroviere e quindi non potevamo fare scrutatori e quant'altro. E quindi andavo da Romolo e ogni volta mi preparava il pacchetto. C'è stato un periodo, qualche votazione, un po' per altri impegni, un po' per altro, insomma, che mi ero tirato un attimino indietro. Sapete che cosa mi ha tirato dentro? Di nuovo ritornare a fare quel tipo di atto insieme, non è che non stava a fare iniziativa della politica, era il pensiero di Roma, era il sapere che lui contava su di me come contava su tanti altri, perché sapeva di ciascuno di noi, di ogni compagno, la sua caratteristica, la sua peculiarità, la sua disponibilità, contava, t'aspettava. E quando posso appunto ritornavo, mi ha detto, l'altra volta è il pacchetto tuo, ho dovuto smistare, stavolta è con la 8 seggi, perché devi recuperare i 4 dell'altra volta. Ecco, per dire che quell'essere organizzatore nasce da una convinzione profonda che è traguardando l'obiettivo della trasformazione della società, no? Non solo del Parlamento o del governo, ma della società,
che per quella operazione occorre avere in punta di dita le forze, la capacità, gli strumenti, e quel poco che c'è deve essere gestito a mena dito. E come faceva i conti Romolo, secondo me non c'è mai, non ho mai visto nessun altro così meticoloso, preciso al centesimo, anche da ultimo su i gap, quando faceva il conticino con l'occhietto, io faccio, dai, io come fa, no, al centesimo, per dire la limpidezza, io direi, di animo e di intelletto. Quindi ecco, a me piacerebbe veramente poter leggere in un libro personaggi come Romolo, ce ne abbiamo parecchi, molti sono stati citati prima, ma ce ne sono tantissimi, che dimostrino a tanti che magari osservano noi, ci osservano, ci guardano, a volte potrebbero anche venire insieme con noi, però non ci vengono perché non ci conoscono e perché noi non riusciamo a far conoscere loro le grandezze di uomini semplici ma grandi nella loro capacità di fare la lotta per la rivoluzione. Grazie. Va bene, e abbiamo...